Tony Chen con Mr. Daidola nel giorno del raduno del nuovo Bra. Intanto le prime sensazioni in questa giornata? Le prime sensazioni sono sempre quelle di tutti gli anni in cui si ha il piacere di ricominciare a lavorare con lo staff, rivedere i giocatori che ci hanno accompagnato nell'annata precedente e conoscere quelli nuovi, quindi sono approcci sempre positivi perché c'è la volontà da parte di tutti di ricominciare un'annata di calcio. Ecco, mister, si è cambiato tanto durante l'estate, quindi ci sarà tanto da fare, immagino, in questo periodo. Ma questo credo che sia anche stimolante, tra i cambi e magari un atteggiamento tattico differente, perché sarà scelto un modulo differente, come si diceva prima in sala stampa, e per questo sono stati acquistati più giocatori nel pacchetto offensivo. È solo una soluzione che può stimolare a lavorare e incentivare quella che è l'attenzione e l'impegno da parte di tutti. Ha un modulo che sarà un 4-3-1-2, quindi con due punte. Cosa l'ha fatta maturare un po' questa scelta? Una serie di condizioni che negli ultimi anni si sono verificate, anche se è un modulo che qualche volta abbiamo provato e con delle buone indicazioni. Io credo che alla fine il reparto offensivo sia sempre quello che debba avere la possibilità di cambiare le partite, e quindi due attaccanti credo che possano impegnare meglio una linea difensiva, anche se sono discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano in generale. Io credo che questo nasca anche dai miei trascorsi di calciatore, perché mi ricordo che quando giocavo da solo nel 4-3-3 ho sempre fatto un'enorme fatica, mentre con un compagno di reparto con cui si riesce a dialogare rimane tutto più semplice. Però ci sarà da lavorare in maniera intensa, attenta e con molto impegno da parte di tutti, in primis da parte mia.